Siamo nello stand Rugiano con Luigi Rugiano. Che novità presentate quest'anno e quali collaborazioni avete avuto Colombo Viganò? Quest'anno abbiamo fatto due collezioni, una con l'architetto Viganò, che è una collezione in cuoio con dei materiali più particolari, diciamo cuoio, bronzo, acciaio. È una collezione molto vasta, che sono divani, letti, tavole, sedie, e la continuazione della collezione verrà fatta nel 2015. Poi abbiamo fatto un'altra collezione con l'architetto Carlo Colombo. Anche qui abbiamo fatto dei materiali particolari, abbiamo lavorato sul nabuc, sul bronzo, sul cuoio, anche con questo designer, sempre di cose molto particolari per un mercato internazionale. E come avviene la collaborazione con questi architetti? Ma la collaborazione avviene, diciamo, ogni anno. Più o meno quando finisce la fiera cominciamo subito, diciamo, cominciamo a vedere dei disegni nuovi per la fiera successiva, quindi cominciamo a fare dei prototipi, cominciamo a vederli insieme questi prototipi, li sviluppiamo tutto l'anno per arrivare poi alla fiera, diciamo, dell'anno successivo con la nuova collezione. Quindi i materiali principalmente utilizzati quali sono? I materiali principalmente utilizzati sono tutti materiali nobili, quindi il bronzo, l'ottone, il cuoio, la pelle e, diciamo, poi per quanto riguarda i legni, l'ebano e, diciamo, un po' tutte le essenze del legno, sempre materiali molto nobili. E c'è un mercato di riferimento particolare a cui vi rivolgete? Diciamo che la Rugiana ha un mercato internazionale, quindi un po' in tutto il mondo, nelle grandi capitali del mondo, quindi, diciamo, è in quel mercato lì con cui noi lavoriamo, con una fascia di clientela medio alta, diciamo molto alta. E quali sono le tendenze quest'anno secondo lei? Ma le tendenze di quest'anno abbiamo visto che anche noi, come altri nostri, diciamo, colleghi, c'è molto, diciamo, colore. Quindi, diciamo, vediamo che in tutti gli stand ci sono dei colori, diciamo, dal verde, diciamo, al bluetto, diciamo, molto colorato.